nella sede assegnata e riducendo i casi di assegnazione, comando o distacco del personale amministrativo presso altre pubbliche amministrazioni. D. Assicurare attraverso disposizioni processuali l'aumento dell'organico del personale amministrativo, l'efficienza del processo amministrativo con riferimento al processo telematico ed un supporto all'attività dei magistrati attraverso strutture organizzative all'interno degli uffici di segreteria. Nel corso della relazione vorrei soffermarmi... Onorevole Ermini, mi scusi. Colleghi, scusatemi, io capisco che abbiate altri argomenti, però se potete farlo fuori perché è davvero un rumore notevole, diciamo. Ecco, poi se sia molesto o meno non lo so, ma sicuramente per quelli che parlano è molesto. Quindi se potete uscire fuori, visto che dovete parlare d'altro, prego, continui. Per quanto attiene al capo 1, questo in primo luogo interviene sull'organizzazione dell'organico della Corte di Cassazione per potenziarlo e stabilizzarne momentaneamente i vertici. A tal fine l'articolo 1 consente al Presidente della Corte di applicare temporaneamente alcuni magistrati dell'ufficio del massimario e del ruolo delle sezioni della Cassazione per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali di legittimità. L'articolo 2 consente lo svolgimento dei 18 mesi di tirocinio formativo dei laureati in giurisprudenza anche presso la Corte di Cassazione e la Procura Generale presso la Corte di Cassazione, uffici giudiziari che sino ad oggi erano esclusi. L'articolo 5 proroga sino al 31 dicembre 2017 il trattenimento in servizio dei magistrati ordinari che svolgono funzioni apicali, direttive superiori e direttive presso la Corte di Cassazione e la Procura Generale della Corte di Cassazione,